le aree industriali disponibili, 700.000 metri quadrati, sono le stesse aree del porto, non so se rendo l'idea, cioè ci sono disponibilità pari a quelle che attualmente costituiscono l'area delle attività portuali. Non è indifferente sapere che c'è una disponibilità di questo genere nel proporsi verso il mercato, come si suol dire. Ok, do la parola adesso al signor Midolini, in rappresentanza di Assoterra. Buonasera a tutti. Per chi non sapesse, Assoterminal racchiude le quattro imprese portuali, articoli 16, che operano nel porto di Pomarcone. Mi pare che lo farà parte del cattivo io, nel senso che fino adesso tutti quanti hanno detto bene, io adesso devo tirar fuori qualche nocciolina. Sicuramente gli operatori auspicavano questo passaggio di Trieste, che come autorità di sistema incorporasse il porto di Monfalcone. È un momento molto importante e storico, è una grandissima opportunità che Monfalcone non può perdere. Dico Monfalcone perché si aggiunge a quello che sappiamo di Trieste, e ormai i numeri che ha in pancia Trieste sono invidiati, penso, non solo dall'Italia ma anche da tutta l'Europa. Quindi l'opportunità che abbiamo è veramente incredibile. Sottolineo quello che sono detto anche dai miei precedenti interlocutori, che l'ambiente e quindi le persone che rappresentano enti, autorità, sono molto all'altezza, e c'è una cosa molto importante, c'è una complicità, passatemi il termine, di raggiungimento di obiettivi. E questa ritengo che sia un'altra opportunità e momento storico, che nei tempi passati si doveva combattere e andare a suonare i campanelli a tante case. Però sono passati quasi 8 mesi dalla firma del decreto. 8 mesi per noi imprenditori sono tanti. Voi avete citato che è mercato che determina il fatto di essere pronti, e quindi noi imprenditori passiamo sempre per essere quelli che vogliono la cosa per subito, per ieri. Però oggettivamente ritengo che ci debba essere una presa di posizione e una velocizzazione nel mettere insieme questa operatività. Il comandante in seconda nella slide vi ha fatto ben capire come dislocato il porto e quindi le aree, e voi potete ben immaginare con quale difficoltà noi operatori continuiamo ad operare. Ci riteniamo veramente bravi all'altezza che non sia capitato ancora niente di imprescindibile o di problematiche sulla sicurezza, dove noi siamo tutti molto attenti e investiamo risorse e tempo per formare i nostri dipendenti. Quindi sottolineo che c'è bisogno di velocizzare il tutto. Il sindaco è importantissimo, sono contento e convinto che l'apporto che possa portare nell'inserimento della commissione, del comitato, è importante, perché un sindaco attivo ha dimostrato, sono d'accordo con lei, che in due anni si sono mosse tante cose che prima non si muovevano. Quindi le prospettive sono ottime, però pensiamo a quante opportunità in questi anni abbiamo perso. Questa è la cosa, secondo me, più negativa che deve essere messa all'attenzione. È chiaro che una bella struttura attrattiva come Porto di Monfalcone, se non ha il pescaggio, non vai da nessuna parte. Quindi pescaggio, aree e ferrovia. Queste sono le tre cose principali dove praticamente ci si deve mettere concretezza e soprattutto dettare un calendario operativo per poter mettere a noi privati in condizione di poter andare a vendere anche, perché non pensate che ci voglia la bacchetta magica per portare un traffico lo si insegue per tempo, con molta dispendio di energia e di risorse, e quando si va a promettere e si va a dire quello che un porto può dare,
cliente viene qua e trova il contrario, oltre a fare la brutta figura e a perderci dei soldi, il cliente non tocca più. Quindi ci sono privati che sono disponibili a investire nel porto. Quindi diamo spazio anche, o tenete in considerazione, agli investimenti privati. Il porto di Monfalcone è l'unico porto in Italia dove non c'è ancora un articolo 18, non c'è un terminalista. Questo è importante, quindi bisogna allungare il porto, oltre che dragarlo, allungare il porto. Abbiamo bisogno di aree, di sistemare le attuali aree che sono, credetemi, in condizione, soprattutto nel fronte banchina, molto pericoloso e precario. La quota cosiddetta zero non esiste, ci sono parecchi scalini, parecchie scostamenti che rendono molto difficile l'operatività dei mezzi. Non vi parlo poi delle rotture e non vi parlo poi che quando ci si manipola delle merci che poi siamo obbligatoriamente dobbiamo pulire le aree, ci arriva immancabilmente il verbale della capitale del porto, perché non c'è la possibilità poi di andare, se non con l'aspirapolvere, ad andare a pulire le aree. Quindi dicevo, investimenti privati e soprattutto delineare un layout di tutte le aree nelle prossime scadenze delle concessioni e cercare di uniformare, a seconda delle tipologie merceologiche trattate dai singoli attori del porto, per poter avere la possibilità a chi manipola merce fronte nave di avere anche la possibilità di avere le aree di fronte alla banchina. Quindi in quest'ottica generale. Poi chiaramente c'è l'attenzione della regione, con la quale abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto. C'è un piano di investimenti, a prescindere da quello che l'autorità di sistema, il dottor Somariva, ci aveva annunciato in una passata riunione, ma ci sono delle cose importanti da poter fare subito. Manca illuminazione, quindi c'è poca luce, soprattutto nei periodi invernali e quando si deve lavorare anche di notte. Come dicevo prima, bisogna ripristinare tutta la banchina, uniformarla, la videosorveglianza, perché Port Security ce l'impone e ci dà la possibilità di controllare anche meglio le aree in cui operiamo, e la ferrovia è importante. C'è il programma dell'anello, dei lavori dell'anello esterno, c'è il finanziamento per portare il funzionale il binario fronte banchina. Però abbiamo bisogno anche di, passatemi il termine, verificare il funzionamento di chi movimenta i treni. Noi abbiamo bisogno di più tempi, più apertura mentale, perché la logistica non si può pretendere di lavorare in un orario di fabbrica, ma si deve avere strutture, mezzi e operatori per poter dare un servizio. Trieste Docet, se la ferrovia funziona, il porto poi ne viene dietro. Monfalcone, sul sistema intermodale, potrebbe dare molto di più di quello che dà. Mi riferisco a gomma, rotaia, chiaramente mare. Quindi penso che gli altri punti siano toccati, siano già stati toccati ampiamente. Quello che io auspico da presidente di Assoterminal e che ci sia veramente un tavolo che ci permetta di avere dei riscontri immediati, perché nonostante l'autorità di sistema abbia cominciato egregiamente a lavorare, però noi abbiamo ancora, o continuiamo a avere ancora, troppi interlocutori: capitaneria di porto, consorzio, azienda speciale, il comune, la regione. Voi capite che quando si deve ottenere un'autorizzazione per occupazione della banchina rispetto a un piazzale, se si devono perdere tanto tempo per avere delle risposte, che poi si tratta sempre di manipolare della merce, il cliente si saluta e se ne va. Penso di aver toccato tutti i punti, se non ho detto di no. Grazie.